Benvenuti amici YouTube, qui Okran 1993 e oggi voglio mostrarvi questa particolare carta che uscirà nel pacchetto invasione di Venom, che si chiama Tritod, nome ancora non ufficiale, e sarà una nuova carta di supporto per i mostri rana. E come potete vedere il disegno è molto molto carino e divertente, e quando ho visto questa carta per la prima volta appunto pensavo fosse qualcosa di inutile, magari senza senso. Poi però ho letto l'effetto e mi sono davvero stupito perché c'è qualcosa di nuovo in questo effetto. Andiamo subito a leggerlo, premettendo che questo mostro è un rango 2, attributo acqua, è di tipo acqua, ed ha 2200 di attacco e 0 di difesa. 2200 di attacco per un rango 2 è davvero alto. E per essere evocato richiede due mostri di tipo acqua di livello 2. E l'effetto dice che durante la standby phase possiamo staccare un materiale Xyz da questa carta ed evocare specialmente un mostro rana dal nostro deck, eccetto Frog the Gem. Una volta per turno, durante il turno di qualsiasi giocatore, quindi in ogni momento, quando il nostro avversario attiva una carta magia, una carta trappola o l'effetto di un mostro, possiamo mandare un mostro di tipo acqua dalla nostra mano o dal nostro terreno scoperto al cimitero, per negare l'attivazione di quella carta, e se lo facciamo possiamo distruggerla. Dopodiché, ascoltate bene ragazzi, possiamo posizionare la carta distrutta sul nostro terreno, quindi praticamente possiamo rubare questa carta all'avversario dopo che ne abbiamo negato l'attivazione e l'abbiamo distrutta. Inoltre, non è finita qui, c'è un terzo effetto che dice che se questa carta è mandata al cimitero possiamo selezionare un mostro attributo acqua nel nostro cimitero e aggiungerlo alla nostra mano, un qualsiasi mostro di attributo acqua. Quindi penso che questa carta sia davvero molto forte, specialmente il secondo effetto, in quanto può essere attivato dopo il primo, quindi ci permette appunto di evocare specialmente una rana che poi sarà di tipo acqua, e quindi puoi utilizzare quella rana di tipo acqua per sacrificarla e negare l'attivazione di una carta dell'avversario, per poi prenderne il controllo addirittura e settarla appunto sul nostro terreno. Quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti, commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!